Ciao a tutti e benvenuti alla sesta lezione su Nuke. Oggi esploreremo una tecnica molto bella, è molto usata, è molto potente, per lavorare su produrre clean plate. Per utilizzare questa tecnica avremo bisogno di un 3D tracking, quindi faremo finta che io sia il vostro dipartimento di match moving e che vi abbia mandato i file necessari. Il primo file è questo script, cameratrack.nk, che è il nuke file, che andremo a guardare fra un istante. E il secondo file è il progetto di Synthize. Ho utilizzato Synthize, che è questo software, okay, per fare il mio 3D tracking. E, nel caso lo avete, nel caso volete smanettare sul file, cercare di avere un tracking migliore, vi ho allegato il file progetto, quindi potete divertirvici un po'. Come vedete, il tracking ha dei punti che non sono buoni. Ok, vedete la camera. E questo qua è dovuto al motion blur. Ok, l'ho fatto veramente in 20 minuti. Abbiamo un errore di 0,47 che non è ottimale. Ottimale sarebbe intorno a 0,2. Ma ho provato la tecnica, funziona. E comunque faremo una lezione approfondita su Synthize. Fare una dimostrazione di Synthize diciamo, con la poca cura che ci ho messo in questi 20 minuti non sarebbe stato una lezione adeguata, quindi ci torneremo, faremo una lezione appositamente su questo. Per ora basti sapere che questo tracking funziona, l'ho testato, questi sono in realtà non esattamente accettabili, però noi andremo a lavorare soprattutto su questa parte dello shot, che invece ha un tracking solido. Questo è il Nuke script che è stato esportato da Synthize, come vedete da questo tag, e andiamo a vedere da cosa è composto. Allora, questo è il nostro viewer, Scanline Render, se ve lo ricordate dalla lezione 5 e mezzo, una camera, una scena, questi che sono i trackers, i bollini. E poi ho esportato una mesh di quelle standard di Synthize, che è quest'uomo. L'ho usato soltanto per le proporzioni con gli altri. Diamo un'occhiata allo shot. E come vedete il tracking non è così male, a parte quei piccoli saltini quando c'è la panoramica. Però si comporta abbastanza bene, adesso vedrete che la tecnica funzionerà tranquillamente. Questo omino nero non è altro che la nostra mesh, un OBJ. Questo è uno shader e questa è semplicemente la mappa diffuse dello shader. Adesso non vediamo nulla perché non abbiamo una luce, quindi se entriamo un attimo all'interno della scena. Dove sono? Mettiamo una luce, qualcosa del genere, e inseriamo la luce nella scena. Ok, vedete che stiamo vedendo lo shader. Non che ci serva questa cosa, ma era giusto per dimostrare la cosa che avevo spiegato nella lezione precedente. Bene, affrontiamo il problema di oggi. Abbiamo fatto questo shot e vogliamo fare un paio di operazioni. La prima è quella di rimuovere i passanti, ok? La seconda è quella di aggiungere degli elementi alla scena. Data la natura dello shot, che non è a camera fissa, c'è della parallasse all'interno del movimento di camera che si può vedere nel tunnel. Non possiamo affidarci completamente al 2D, ok? Quindi useremo una tecnica che si chiama proiezione. L'idea è la stessa della lezione 5. Noi troveremo delle aree dello shot libere, ovvero dove non ci sono i passanti, faremo un fermo immagine di quello e lo rincolleremo sopra lo shot.
L'unico problema qual è? Che se noi usiamo questa tecnica in uno spazio 2D, ovvero come abbiamo fatto con le automobili, quando la camera si muove, ok, perdiamo la prospettiva, questo pavimento, questo muro cambiano prospettiva, ok? Quindi dovremmo distorcere la nostra patch con degli strumenti 2D. E oltretutto traccare tutte le aree in cui vogliamo fermare delle patch. Col tracking 3D invece ci basta un unico tracking e riproiettando i fotogrammi sopra delle geometrie saremo in grado di ricostruire la scena. Ok, sembra difficile, detto così non lo è. Guardiamo come si fa. Innanzitutto togliamo quello che non ci serve, quindi la nostra luce e il nostro omino. Ok, io lo cancello, potete metterli da parte. E andiamo a cercare un primo punto, esattamente come abbiamo fatto, una prima patch, esattamente come abbiamo fatto nel tutorial numero 5. Siccome tutti e tre i passanti passano in quest'area, in questo fotogramma, fotogrammi adiacenti, abbiamo una buona patch. Attenzione all'ombra, ok? Quindi mi raccomando, tagliate l'ombra. E selezionato un fotogramma, diciamo fotogramma senza motion blur, mi raccomando, eh. Dopo vedremo perché. Questo 258 sembra ok. Allora, per equivalenza, nell'esercizio 5 a questo punto noi facciamo un roto qui. L'equivalente di questa operazione con questo metodo, anziché mettere un roto, noi andiamo a mettere una card, ok? È un oggetto piatto bidimensionale, però nello spazio 3D. E andiamo a posizionarla dove il pavimento sarebbe idealmente nello spazio 3D. Per fare questo, il metodo più semplice è quello di selezionare uno di questi tracker. Ok, questa è la nostra scena. Questo è il pavimento. Ok, questa linea qui è quella del pavimento. E selezioniamo per esempio questo tracker. Come vedete, selezionandone uno li seleziono tutti. Perché? Perché sono raggruppati all'interno di questo gruppo che si chiama Camera 1 Trackers. Per esplodere i gruppi, control invio e potete aprire i gruppi e guardare al suo interno, al loro interno. Vi risparmio la fatica, questo tracker che mi interessa è il tracker 46 e come vedete contiene delle informazioni sulla posizione nello spazio 3D del tracker. Quindi la mia idea è questa: se il tracker è sul pavimento, io prenderò il mio oggetto, lo metterò alle stesse identiche coordinate del tracker e poi lo orienterò in questa direzione in modo da creare un pavimento che sia visto dallo stesso angolo dalla camera. Faccio vedere cosa intendo. Se connetto la camera alla scena, ok, voi vedete che questa camera contiene il movimento che abbiamo traccato, giusto? Se io guardo attraverso la mia camera, ok, questo è il movimento della nostra camera reale trasposto nella camera virtuale in 3D. Quindi, se io seleziono il mio tracker 46, che è sul pavimento, sarò in grado di localizzare il pavimento nello spazio 3D. Facciamo questa cosa, andiamo a creare una card. Ok. E senza neanche... Ah, copiamo... Scusate. Tracker 46 e ce lo portiamo nel node graph. Ok, senza neanche andare a guardare dov'è la card, a me non interessa. Prendo la posizione del tracker e la copio. E come vedete, appena connetto la card è esattamente nella stessa posizione del tracker. Ok? Adesso per guardarla e orientarla nello spazio 2D possiamo usare quello che vogliamo. Io di solito uso le checkerboard che sono abbastanza chiare. Diciamo che questo avrà una rotazione di 90 gradi perché è il pavimento. Andiamo a guardare il nostro spazio 2D ed ecco la nostra card. Quindi ora possiamo cominciare a scalarla.
possiamo anche cambiare la traslazione. Cerchiamo di ottenere un pavimento più o meno, poi possiamo sempre venire ad aggiustare il tutto dopo. Diciamo così. Ripeto, questa è l'operazione necessaria nello spazio 3D per fare quello che in 2D facciamo col roto. Nulla ci impedisce di assegnare un roto a questa card e quindi isolare un'area che non sia per forza rettangolare, ma che segua una shape definita da noi. Per ora guardiamo una proiezione base su quest'area. Il concetto è selezionare l'area. In 2D si fa col roto, in 3D bisogna prima selezionare un piano su cui lavorare. Ok, guardiamo come risulta il nostro spazio 3D. Ok. Per switchare tra 2D e 3D è Tab, quando avete questo visore selezionato. Ok, questo è il nostro pavimentino. Allora, adesso facciamo un ragionamento. Noi vogliamo proiettare quest'area, giusto, sopra a questa card. O meglio, vogliamo fare in modo che la card ci dica, ok, quest'area che è occupata da me verrà visualizzata con questa texture, ok? Con questo RGB. Per fare questo si utilizza la proiezione. La proiezione consiste in prendere la camera, ok, e utilizzare due camere, quindi duplicheremo questa camera. La prima camera proietterà un'immagine e la seconda camera rifilmerà quest'immagine. Ora, capite che se io proietto un'immagine statica e la rifilmo su una geometria 3D e la rifilmo col movimento di camera che ho estratto dal tracker 3D, il risultato che avrò sarà di ottenere tutti i cambi prospettici necessari gratis, ok? Semplicemente dal fatto che abbiamo il movimento di camera. Guardiamo in pratica cosa significa questo. Allora io copio e incollo la mia camera, ok? Camera 1, camera 01. E io voglio, abbiamo selezionato fotogramma 286. Io voglio fare, esattamente come nel 2D, un frame hold. Ok? Stessa identica procedura. Quindi adesso, come vedete, non si muove più niente. Ora facciamo la proiezione vera e propria. Per proiezione intendo esattamente una proiezione. Immaginate che questa camera sia un proiettore di diapositive, ok? Mettiamolo qua. Adesso abbiamo due camere nella stessa posizione. Siccome voglio proiettare questo fotogramma e questo fotogramma ha questo angolo, ok? La camera sta guardando da questo punto di vista, io voglio fermare la camera proiettore in questa posizione, quindi scusate, cancello le animazioni. Ok, quindi adesso nella scena abbiamo una camera che si muove e una camera che rimane ferma. La camera che rimane ferma si occuperà di proiettare la nostra patch e la camera che si muove la rifilmerà. Ok, organizziamo la nostra proiezione con Project 3D. Abbiamo due input, una è la camera ed è la camera che rimane ferma, il proiettore. Due è cosa proiettiamo, quindi proiettiamo questo fotogramma e tre, dove lo proiettiamo? Lo proiettiamo sulla nostra card 3D, ok? Adesso facciamo in modo di sistemare lo script, però questo è il setup, Project 3D, camera fissa, frame hold e card, tutto nella scena. Come vedete, questa camera ha cominciato a proiettare il nostro fotogramma. Se questa card fosse più grande,
Vedete, proietteremo esattamente il fotogramma per com'è. E se noi lo guardiamo tramite la nostra camera. Ok. Vedete, in realtà stiamo vedendo una proiezione. Da questo punto di vista la vediamo dritta e con le giuste, con la giusta prospettiva. Da questo punto di vista, scusate, invece la vediamo stiracchiata, giusto? Bene, torniamo alla scala originale. Ok, abbiamo la nostra proiezione e adesso vogliamo vederla vogliamo vederla in 2D, vogliamo vedere cosa succede nel 2D. Ok, a questo fotogramma pare nulla. Andiamo avanti. Oppala. Come vedete la nostra proiezione sta facendo il suo dovere, sta cancellando parte di Andrea, questo è il ragazzo che mi ha prestato la videocamera. Disabilito un attimo i trackers, ok. Come vedete abbiamo messo la nostra patch in posizione, dopodiché gli altri problemi sono tutti gli stessi problemi che abbiamo nel clean plating 2D. Allora, per esempio, una cosa che dobbiamo ricordarci di fare è, in questo punto c'è del motion blur, ma il nostro frame hold non ha nessun tipo di motion blur, quindi dobbiamo ricordare di aggiungerlo, lo faremo dopo. Fatemi restringere un attimo la carta che voglio mostrare questa cosa. Ok, vedete, ci sono sempre gli stessi problemi da risolvere, ok? Che sono il matching della grana, il matching del colore. Quindi da qui in poi, in realtà si tratta semplicemente di mettere il vostro grade node a questo punto, ok? Scusate, a questo punto, prima di proiettarlo. Quindi tutte le operazioni che facciamo, che abbiamo fatto nelle lezioni 5, di graining, matching e anche roto, possiamo farli qui. Ok? Faccio un altro esempio. Diciamo che io non voglio che questa carta sia esattamente rettangolare. Come faccio? Seleziono l'area che voglio dal mio frame di proiezione, che è il 286. Ok? Mettiamolo anche se frizzato, giusto per tenere tutte le cose allo stesso fotogramma, nel caso dovessero essere animate. Prendiamo un bel roto. Facciamo una forma del genere. Ok, familiare immagino questo, eh. Ok, vedete, noi abbiamo semplicemente ritagliato il nostro roto e riproiettato in 3D. Ok, questo viene proiettato su questa card. Molto semplicemente, poi rimergiato sull'originale. Quindi da qui in poi è esattamente stesso set di problemi che abbiamo illustrato nella lezione 5. Allora, fatemi togliere questo che adesso non serve. Facciamo un altro esempio. Prendiamo. Questo. Questo. Ok. Stessa procedura, card, e senza perdere troppo tempo andiamo a copiare i nostri valori. Ok, adesso immaginate un po', stessa cosa, vogliamo questo frame
398. Dunque facciamo una. Organizzazione. Ok. Abbiamo detto che vogliamo frame 398. A questo punto, attenzione. Questa camera sta proiettando da un altro frame, ok? Noi l'abbiamo fermata a un altro frame, quindi abbiamo bisogno di un'altra copia di una camera. Per questo, se è possibile, cercate di prendere le patch dallo stesso fotogramma o da fotogrammi vicini. Questo in generale vale lo stesso principio del tracking, del clean plating 2D, per una questione che le luci sono più facili da matchare, sono più coerenti e adesso c'è un altro motivo, che è il fatto che non dovete moltiplicare camere. Però, per ora, per far vedere. Adesso abbiamo camera 2, no animation. Ok. E a questo punto abbiamo anche la seconda patch in posizione. Adesso il nostro spazio 3D sta cominciando a diventare fico. Ok. E ricordate che ovviamente, così come possiamo usare questa tecnica per rimuovere, possiamo anche usarla per aggiungere. Faccio vedere. Mi sono scaricato questo stencil di Johnny Cash. Ok, adesso faremo. Usando sempre il tracking 3D andremo ad appiccicarlo sul muro. Allora, semplicemente stessa identica cosa. Adesso al posto di camera 2, ok, questa qua la disconnetto, e frame hold, ok, andiamo a mettere questo come texture della card. Ok, quindi semplicemente inserendolo all'interno della card. Dopodiché, come vedete, questa qua è semplicemente un'immagine 2D. Possiamo fare quello che vogliamo, come al solito. Quindi, con un transform ce la scaliamo. Ce la stiamo scalando e guardate, notate che se io la sposto, ok, c'è la prospettiva. Ok, allora la posizioniamo dove vogliamo. Questo sarà il nostro stencil. Adesso purtroppo non abbiamo un canale alfa. Essendo uno stencil è abbastanza facile ricavarne uno. Invertiamo tutto. Anzi, facciamolo qua. Ok, questo qua sarà il nostro alfa. Lo copiamo. Adesso abbiamo un alfa, lo premoltiplichiamo e poi lo trasformiamo, ok? Queste qua sono tutte operazioni che abbiamo già visto, copy e premolt, ok? Se voi avete queste operazioni molto ben chiare, vedete che potete fare un sacco di cose, soprattutto anche quando lavorate in uno spazio 3D che comincia a diventare confuso. Ok? Perché vedrete che quando comincerete a mettere più di due patch, che sarà il vostro assignment per
per casa se avete voglia. Vedete che comincerà a diventare abbastanza uno script abbastanza complesso. E soprattutto non state lavorando su in un campo agevole come quello del 2D. Ma se voi avete ben chiaro questi concetti, ok, sono esattamente applicati alla stessa maniera, solo che poi questa immagine viene usata come una texture o come una proiezione. Ok? Quindi adesso vedete che abbiamo il nostro alfa copiato, abbiamo preso l'inverso dell'RGB e l'abbiamo usato, il suo cane rosso, che è questo, come alfa e premoltiplicato. Ok? Infatti ecco qua che c'è Johnny Cash. E poi sempre qui potete fare come al solito, prima di premoltiplicare, tutte le operazioni che volete di grading, per esempio, no? Farlo un po' più, che okay, andate a matcharvelo, insomma, con quello che volete. Possiamo fare un piccolo blur. Ok, e manco a dirlo, il nostro stencil rimane in posizione. Un'altra cosa che possiamo fare sempre con estrema facilità è aggiungere elementi, aggiungere oggetti. Per esempio, facciamo una sfera. Ok, abbiamo una bella sfera. Sul checkerboard oppure possiamo usare uno shader. Quello che vi pare. La inseriamo nella scena. Ce la portiamo a portata di tiro. Ok, adesso abbiamo il riferimento di dov'è il nostro pavimento, quindi non sarà un grosso problema appoggiarcela sopra. Ok, per aiutarvi potete anche selezionare Left View. Poi per spostarla nell'altro senso, top view, ok, ve la mettete dove volete. E questa è la nostra palletta che possiamo spostare come vogliamo. Quindi insomma, come vedete, abbiamo un sacco di cose gratis al prezzo di un 3D tracking. Adesso togliamo questa sferetta qui. Ok, adesso andiamo a mettere il motion blur sulla parte mancante. Come vedete, qui siamo a fuoco, va bene, ricordatevi di rigranare perché adesso la grana è ferma. Ma a un certo punto, ok, abbiamo un motion blur qui che ovviamente non combacia sul nostro frame. Quindi dobbiamo andare a trovare il punto di inizio e il punto di fine. Ok, vedete qua per esempio, questo è il plate originale, questa è la nostra patch. La nostra patch deve diventare così. Ce ne sono più di uno, un'animazione un po' più complessa. Adesso facciamo quella principale, poi vi lascio aggiungere questi piccoli dettagli. Diciamo da qui. 252. Ok, adesso attenzione. Per generare il motion blur vi mostrerò questa tecnica fantastica. Utilizzeremo due nodi. Il primo si chiama Vector Generator. Il secondo si chiama motion blur. Ok, facciamo un piccolo abstract di questa tecnica e poi la facciamo in pratica. Quello che faremo è andare a leggere il movimento, quindi in realtà generiamo dei vettori di movimento dal plate originale. Ok? E utilizziamo questi vettori di movimento come input per il motion blur. Quindi il nostro motion blur sarà generato
da dei vettori di movimento che abbiamo ricavato dal plate. Questo motion blur verrà applicato al nostro frame hold. Facciamo questa cosa. Abbiamo detto che diamo come source il nostro plate, ok? Dove abbiamo il nostro originale motion blur, ok? Adesso il nostro vector generator ha creato un nuovo canale che si chiama forward. Se andiamo a vedere, ok, è più o meno così. Non mi serve sapere che cosa è questo, nel senso sono dei valori per il computer. Credo che siano che sia il valore in pixel dello spostamento sull'asse delle X. Credo che sia simile al disparity generator di Ocula, ma non vorrei dire delle stupidaggini. Comunque, torniamo al nostro RGB e usiamo questi vettori come input per il motion blur. Ok? E poi applichiamo il nostro motion blur al frame hold. Quindi stiamo catturando delle informazioni dal plate originale e riversandole sul nostro frame hold. Se adesso guardiamo il nostro frame hold, in corrispondenza al motion blur abbiamo il nostro motion blur applicato sul frame hold, ok? Quindi andiamo a guardare un secondo più in dettaglio questo nodo. Shutter time, ok? Possiamo impostare il tempo di apertura dello shutter. Quindi più piccolo è il valore, inferiore sarà il motion blur. Settato di default a 0.5, qui poi farete il matching, adesso lo faremo insieme in realtà. Vector detail è il dettaglio di ogni vettore. Questo significa che se impostiamo il vector detail a 1, vuol dire che generiamo un vettore per ogni pixel. Se lo impostiamo 0.1, un vettore ogni 10 pixel. Quindi più alto il vector detail, maggiori dettagli riusciremo a ritenere nel nostro motion blur, ma a un prezzo di calcolo ovviamente. Shutter samples sono semplicemente i sample che vengono presi, quindi anche in questo caso, se prendiamo per esempio 10 samples, abbiamo un motion blur più dettagliato, ok? In realtà non è una questione di dettaglio, questa è una questione di abbiamo questa specie di effetto di quadrupla quintupla esposizione, ok? Artificiale. Quindi aumentiamo i nostri samples finché non siamo contenti col motion blur. Aumentando questi valori, chiaramente aumentiamo il tempo di calcolo. Quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo al nostro output finale. Ok, dobbiamo fare qualche correzione qui. Chiaramente. Vedete, questo la nostra proiezione, questo è il nostro originale. Quindi, con calma, ci mettiamo qui e andiamo a correggere il nostro motion blur finché non risulta simile. Ok. Cerchiamo di farlo il più accurato possibile. E in questo modo abbiamo risolto la questione motion blur. Prima ho detto che avremmo usato un'animazione, ma poi mi è venuto in mente di usare i vector in modo da mostrarvi questa tecnica che è estremamente potente. E quindi abbiamo anche risolto il nostro problema motion blur. Ok? Per risolvere questo problema, invece, possiamo semplicemente disegnare un bel rotto sulla nostra card e blurrarlo, ok? Perché quello che stiamo vedendo adesso sono gli edge della card. In una situazione ideale farete un color matching perfetto e non si vedranno, però solitamente delle linee così nette è meglio nascondere. Un'altra cosa ancora che possiamo fare è utilizzare delle luci nello spazio 3D per illuminare la nostra scena da capo. Mi sono accorto di un piccolo errore. Se voi avete la card orientata come era prima, io ce l'avevo orientata con X a 90,
Non vedete niente perché questo è il dietro, diciamo, della carta. Ok? Dovete orientarla con l'asse delle Z, ok, che punta verso l'alto, quindi meno 90. In questo caso vediamo l'illuminazione. Ok. E vedete che la luce ha effetto su entrambi, quindi questo aiuta a mantenere la coerenza, possiamo cambiare il colore. Ok. Queste operazioni vi consiglio di farle con un grade in realtà, però questo è un altro potenziale di questa tecnica. E ripeto, abbiamo avuto tutto gratis grazie al 3D match, al 3D tracking. Quindi secondo me quando avete una scena con una complessità tale da giustificare un 3D tracking, vale assolutamente la pena perderci del tempo. Perché può succedere benissimo che abbiate in mente la vostra tecnica risolutiva in 2D e poi a un certo punto vi accorgete che c'è qualcosa che non riuscite a fare o che diventa troppo macchinoso fare. Con un tracking 3D voi, una volta che avete una camera con un basso livello di errore, siete molto tranquilli perché potete applicare un numero assolutamente vasto di tecniche senza uno sforzo eccessivo. Come avete visto, basta posizionare le card nell'ambiente tridimensionale aiutandosi con i piccoli trackers che sono stati esportati da Synthize. E proiettare quello che ci serve o applicare come texture, come immagine, qualsiasi immagine che vogliamo. Così come possiamo importare OBJ, FBX, texture per inserire nella scena oggetti 3D. Spero che questa lezione sia stata utile. Aspetto i vostri progetti. Se avete voglia di mandarmi qualcosa, chiedermi qualcosa, se non sono stato chiaro su qualcosa o volete approfondire un aspetto, lasciate un commento su YouTube, mandatemi una mail, e aspetto i vostri progetti perché potete sbizzarrirvi, quindi aspetto cose interessanti. Ciao a tutti!